Sì, ma un po'. Rientra nello scopo. Vai, partiti. Partiti. La palla che viene conquistata dagli azzurri. Ecco, questa è la parte importante perché il possesso palla fa sì che l'avversario debba venire ad affrontarti. Tire. Vengono bloccati. Serra, palla. Cerca il varco. Attenzione, Serra. Poi bloccato. Viene bloccato a terra. Ha preso la palla per i bianchi. Sebastiani davanti a lui, insomma la formazione bianca c'è e può partire con qualche iniziativa. Che avendo anche una certa preparazione, un ottimo pugile, certo. È chiaro che quando si mette in guardia e quando la palla ce l'hanno i bianchi, lo ricordiamo perché sembra. Ora gli spazi per giocare ci sono. Senza dubbio, anche perché ci sono diversi calcianti. Ecco i bianchi al tiro a faccia! Caccia il replay, vediamo un po', eccolo qua, bravo, attenzione. C'è l'arbitro. L'arbitro che viene e poi un placcaggio sul calciante bianco fermato. Che aveva recuperato la palla, lì involontariamente l'arbitro si è trovato sulla espulsione. Questo è importante. Questo è importante, sì. Sono momenti si è distratto, soprattutto c'è un calciato di parte bianca. Se accorgevano partivano. Sì. C'è un calciato di parte bianca che ha una fasciatura alla testa. Attenzione che c'è possibilità con i bianchi ancora. Sì. Attenzione, potrebbe tirare. Preferisce lasciare al calciante. Attenzione! Caccia! Bellissimo. Caccia! L'avversario in maniera straordinaria. Non vedo chi ha fatto. È una bellissima azione. I bianchi stanno dimostrando di essere. Attenzione agli azzurri! Giorgeri se ne va sulla destra, ancora bloccato! No, bloccato. L'esperienza dei degli azzurri mi porta a dire che prima di poter parlare del risultato acquisito bisogna sicuramente aspettare. Siamo al 17esimo, Serra che viene bloccata a terra, la palla che viene recuperata ancora dagli azzurri, attenzione che cercano un compagno. Ecco, il problema degli azzurri in questo momento è sicuramente trovare uno sbocco sulle fasce. Ecco, che ne abbia le facoltà fisiche per difendersi. Sì, senza dubbio. Giorgerini, prova lo scambio. La palla viene recuperata adesso da Sebastiani. E poi ancora i bianchi che provano ad andare avanti, bloccati a terra dagli azzurri. Guadagnano qualche metro. Comunque gli scontri 1-3. Diventerebbe l'Everest pesante. Ha la possibilità di giocare con più calma, no? Tiene la palla, detta i tempi. Attenzione, c'è spazio, la palla è buona, ancora un calciante di parte bianca che ha cercato di andare a recuperare il pallone. Bello questo lancio, c'è un'apertura per gli azzurri, attenzione azzurri sulla sinistra, caccia, 2-1, ecco il replay, guarda, in scivolata, hanno cercato in tutto. La stanchezza si inizia a sentire veramente. A livello psicologico questo è molto importante, quello che facevi notare prima David. È importante, sì, perché c'è l'aspetto opposto. Attenzione perché c'è una corsia di destra. C'è una corsia libera sulla destra. Una caccia per il bianco. Bellissimo questo. Portatore di palla che può effettuare il lancio. Un calciante. Guardate, due a terra. Ecco, vediamo un po' se anche allora riesce con questo schema. Lo spazio c'è. Serra però viene bloccato. Vedete, il problema è che rimane solo. Quindi non può più giocare. È riuscito a mantenere il pallone. Durissimo scontro, calciate giocatore. Salutiamo anche gli amici della Secur del Secur, che è la sicurezza che intorno caccia. Bellissima. Attenzione al replay perché me lo sono perso. Alla Sebastiani di rimbalzo. Anche un po' più difficile questa perché di lontano un tralice. Partita è bellissima. Stato un tiro 3-2. Provano a partire gli azzurri, si sganciano, calcianti di parte azzurra alla caccia della palla, cioè chi ha la palla, attenzione gli azzurri, no. È stata una bellissima azione corale. Serra ha sbagliato il passaggio, l'appoggio, non c'è più nessuno, attenzione.
Caccia. Chi ci sta seguendo vorreste dirlo a chi magari vuole rivedere qui stasera alle 21, un'altra passerella, Valeri, Nanà, c'è spazio per lui, c'è spazio, ma poi viene bloccato addirittura, tanto spazio non c'è, che si sarebbe compattato, che nonostante non sia più un ragazzino ha ancora un ottimo scatto. Ecco, lui deve partire da dietro, attenzione ancora i bianchi, il tiro e la caccia, adesso mi sa che chiude. Ragazzi, i bianchi si confermano davvero la speranza, almeno di un calo fisico spaventoso, ma attenzione perché adesso i bianchi ancora vanno a guardare gli azzurri, attenzione che provano a fermare, ma i bianchi ancora resistono e c'è la palla che viene bloccata proprio sotto la balaustra. Non è finita, attenzione perché abbiamo visto fare calcio da quella posizione, adesso è finita, però gli azzurri cercano di replicare, bel break da parte degli azzurri, attenzione c'è la possibilità di andare in caccia, bellissimo, Bastiani se non sbaglio, 5 non riusciamo a vedere, aspetta forse qui sì. Non riusciamo a vedere questo pallone, attenzione pallone sulla destra, deve essere fermato, ma non c'ha problemi, è fuori classe. Come ci sono stati tanti, sì, una grande preparazione fisica, atletica in questa piazza. Però eccolo qua lo spirito del calcio storico, chi non si arrende mai, con Giorgerini che prova a dare palla al centro, viene persa però la palla, ripartono invece i calciati di parte bianca che vengono fermati con la chiave. Ecco il pallone ancora di parte azzurra, ma in fase difensiva, attenzione perché provano a partire ancora gli azzurri, c'è spazio, però viene una discesa bloccato, eccezionale, e c'è anche la possibilità, attenzione, tira caccia, bellissimo, forse sono meno, forse saranno 6 minuti, Morace mi pare qua. C'è il recupero qui, no qui si va dritto, c'è soltanto se vanno in parità c'è la caccia d'oro, ovvero si va ai tempi superiori, poco il calcio storico fiorentino tra gli azzurri di Santa Croce, questo punto del match, cioè eccolo qua, è approvato il calcio storico fiorentino edizione 2016, si confermano quindi i campioni così come accade l'anno scorso, ancora possesso palla per i bianchi, tante volte hanno dimostrato dove lo sanno fare, ma devo dire che anche Serra sta andando avanti coperto di sabbia a pochi minuti dalla fine, è un bel esempio di cosa fa un calciante, lo trova, è l'altro braccio da saltare la difesa, attenzione, caccia Giorgerini, ancora 88esimo. Allora comunque vada, gli azzurri direi hanno appassionanti, belle dal punto di vista agonistico, atletico, ben divertenti giocate, da vedere, con tante cacce, quindi proprio il meglio che potevano offrire i calciati, e adesso gli azzurri devono dare tutto il cuore possibile, bellissimo, tutto il cuore immaginabile, tutto, caccia incredibile, no, bellissimo. E adesso bellissimo. Ragazzi, gli ultimi minuti, un minuto alla fine, però sei la palla calcio e mezzo a 6, che finale, non è facile fermarlo, ma invece lo fermato. Ci provano ancora, i bianchi resistono, lottano perché vogliono rimanere, finita, hanno vinto i bianchi di Santo Spirito, incredibile, la partita è ancora la piazza Santa Croce.